Eccoci qua, siamo con Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Oggi è una giornata speciale per la Gilda, ci sono state assemblee territoriali in diverse province d'Italia. Chiediamo a Di Meglio in cosa consiste questa iniziativa. Abbiamo voluto dedicare una giornata ai docenti italiani, e cioè tutti insieme, docenti tra i docenti, abbiamo voluto fare una riflessione sulla condizione nella quale si vive nelle scuole, che è una condizione di profondo disagio. Uno degli elementi che abbiamo rilevato è soprattutto la questione del tempo. Nelle scuole c'è una grande dispersione di tempo che viene sottratto alla didattica e anche allo studio e alla ricerca per gli insegnanti, e abbiamo voluto riflettere sul perché di questa burocratizzazione e di come si possa reagire per liberarsene e per tornare a una scuola che consenta ai docenti di dedicare tutte le energie alla propria professione. Quindi si prevede, voglio dire, una proposta a livello anche contrattuale? Beh, noi abbiamo fatto tradizionalmente, ne abbiamo chiesto e insistiamo, il contratto specifico per gli insegnanti, tanto più oggi che i comparti sono diventati quattro. È perfettamente illogico che stiamo insieme addirittura ai tecnici impiegati dell'università, per esempio, no? E si dovrebbero dividere le persone non per il luogo dove lavorano, ma per ciò che fanno, e questo trova anche la ragione nostra della richiesta di un contratto specifico. Poi abbiamo chiesto anche delle garanzie per la libertà di insegnamento. Chiediamo che si istituisca il Consiglio Superiore della Docenza con garanzie anche sul piano disciplinare, perché la disciplina non venga utilizzata come un'arma per sopprimere la libertà di insegnamento. Abbiamo chiesto che ci si concentri sul fatto che la scuola deve dare le conoscenze, perché concentrarci solo sulle competenze diventa un'interferenza sulla libertà di insegnamento e pone anche a rischio veramente di una disgregazione culturale. Bisognerebbe che i politici, che contraddittoriamente fanno entrambe le cose, riflettessero su questo problema culturale grosso. La scuola deve trasmettere conoscenze e anche competenze, ma se facciamo il contrario rischiamo di degradare la scuola. Si è parlato anche di dirigente scolastico eletto, non più come avviene oggi, ma direttamente al collegio dei docenti. Questo è un cavallo di battaglia della Gilda. Qual è la novità adesso in questo momento? Guarda, è un cavallo di battaglia che è tanto più valido oggi quanto le scuole sono diventate molto grandi. Molto grande, il dirigente scolastico raramente riesce a occuparsi di didattica. Noi chiediamo una separazione tra la funzione amministrativa e quella del coordinamento dei docenti, che è la funzione del preside elettivo, come noi lo chiamiamo, no? Che dovrebbe essere eletto dai suoi pari con un incarico a tempo e svolgere la funzione di coordinare la didattica della scuola, mentre altri si dovrebbero occupare dell'amministrazione. Bene, quando porterete queste proposte al Ministero e quante speranze ci sono che vengano approvate? Noi parte le porteremo all'apertura del prossimo contratto, se ci sarà dato modo stavolta di discutere la parte normativa, perché nell'ultimo non si è neanche discussa. Altre invece sono affidate alla sensibilità della politica, perché richiedono interventi legislativi. Bene, ringraziamo Rino Di Meglio.